Fino ad ora abbiamo smontato, censito, classificato, rimuovendo il motore, avviandolo alla sua rettifica, rivedendo la scocca, le pelli, gli interni. A questo punto iniziamo il vero e proprio restauro, andiamo a vedere di cosa si tratta. Paolo, il tunnel con le doppie cuciture era stato un intervento dell'ex proprietario di rivestirlo con un materiale apparentemente più pregiato, ma poi l'imbottitura in poliuretano si è sgretolata e questa cosa è rimasta vuota. Si è perso la figura originale. Adesso noi andiamo a ricostruire, guardando queste immagini, andiamo a ricostruire i volumi originali in maniera che si possa poi risellare senza cuciture così come l'originale. Le difficoltà maggiori sono quelle di ricostruire i volumi originali di questo oggetto, i volumi, le geometrie, gli spigoli, tutto quello che è la carrozzeria originale. E adesso revisionano con la carta seppia, lisciando e togliendo quelle micro difettosità della lamiera prima della verniciatura. Andiamo a vedere le cromature e lo stato di conservazione e di ripristino delle stesse. Devo dire che sono venuti bene. Abbiamo provato a mettere un nuovo logo, ma i loghi saranno recuperati da quelli originali. Ora che il restauro e le ricostruzioni sono avvenuti, ci attende la fase più delicata e cruciale, il montaggio, dove tutti i nodi verranno al pettine.